Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mireo, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, è domenica e faccio questo video perché sto ricevendo veramente un sacco di commenti, messaggi privati anche sui miei social da parte di tutti voi, di tutti i tifosi rossoblù che sicuramente sono in ansia, in trepida attesa della giornata di domani, che come sapete potrebbe essere la giornata decisiva per quanto concerne il futuro della guida tecnica del Cagliari, così come detto appunto direttamente dal direttore sportivo Carli. E quindi ovviamente tutti voi mi state mandando un sacco di commenti, messaggi privati relativamente a tutte le notizie che stanno fuoriuscendo. Veramente ragazzi, di nomi di papabili allenatori ce ne sono tantissimi. Ora è uscito ad esempio Mihalovic, che sembra appunto che Tommaso Giulini abbia contattato il suo agente per in qualche modo impostare un discorso di un certo tipo. Ragazzi, allora io dico questo come premessa. La cosa per me importante da chiarire è che l'obiettivo da parte del Cagliari deve essere sicuramente quello, nella scelta appunto di allenatore, di andare a migliorare una situazione esistente. Quindi, se dobbiamo sostituire appunto l'attuale tecnico, che è Lopez, e che come abbiamo detto in questi giorni sicuramente non verrà confermato, perché comunque le parole di Carli in tal senso, nel tracciare l'identikit appunto del prossimo allenatore, non sembrano andare incontro alla conferma del mister uruguaiano, l'obiettivo deve essere sicuramente però quello di migliorare la situazione esistente. Quindi, ok, mi va bene il cambiamento, ma il cambiamento deve essere in positivo, non in negativo. Quindi, personalmente, quando ho letto ad esempio il nome di Juric, mi è venuto un po' un brivido perché comunque Juric avrà fatto bene anche al Crotone, portando il Crotone appunto in Serie A, ma nelle esperienze in appunto Serie A con il Genoa non ha fatto bene. Quindi, Juric per me no. Per quanto riguarda il discorso, ad esempio, di De Zerbi, De Zerbi, l'ho detto, è una situazione che un po' mi stuzzica, però sicuramente, come ho anche detto fin dal primo video fatto la settimana scorsa, preferirei magari un profilo di esperienza. Quindi, passi il concetto che Guidolin come idea sarebbe appunto perfetta, e qui credo che ci si trovi tutti d'accordo, perché ne parlo con il Vecio e lui vorrebbe Guidolin, ne parlo con Miro e lui vorrebbe Guidolin, ne parlo con tanti di voi e tanti di voi vorrebbero Guidolin, ma Guidolin non si sa se appunto può essere stato contattato, se lui vorrebbe venire. Probabilmente vorrebbe venire con un progetto serio. Fin quando appunto Giulini non incomincia a impostare appunto il Cagliari come su un'ottica di progetto serio, probabilmente quindi non ci filerà per niente. Allora, come ho già detto, a me potrebbe andare bene un Donadoni, Donadoni che si è liberato appunto col Bologna. Vediamo, sondiamo eventualmente il torneo di Donadoni. Io preferirei un Donadoni piuttosto che un Mihalovic, sia chiaro, lo sapete per quale motivo? Perché Mihalovic, ok, che può essere anche visto come un motivatore, uno che attacca la gente, non lo so, all'attaccapanni delle panchine, perché appunto non lo so, ora ho questa immagine, appunto, questa immagine di Mihalovic, ma personalmente non mi sembra un allenatore bravo nel dare una filosofia di gioco. Almeno questa è l'impressione che ho appunto avuto anche a Torino, dove a Torino aveva dell'ottimo materiale sul piano qualitativo e mi sembra che non sia riuscito a sfruttarlo. Maran ho un po' un dubbio, perché comunque ho negli occhi l'esperienza al Chievo. E chi allena il Chievo non è che magari tenda a ragionare sull'ottica del gran calcio, tende magari a ragionare più sull'ottica del catenaccio, e sicuramente il Chievo di Maran era molto catenacciaro. Magari bisognerebbe ricordarsi del Maran visto a Catania, dove si è visto sicuramente un bel lavoro fatto appunto dall'ex tecnico appunto del Chievo. E quindi avrei sicuramente dei dubbi, forse minori, ma avrei comunque ugualmente dei dubbi. Io preferirei, ragazzi, un Donadoni a questo punto, assolutamente. Da questo punto di vista io mi affiderei a un profilo di esperienza. Abbiamo bisogno di una persona che comunque sappia il fatto suo. Donadoni, secondo me, con un giusto calciomercato può anche dare una filosofia di gioco appunto alla squadra, e quindi punterei sicuramente su Donadoni. Io personalmente, dei vari De Zerbi, Juric, anche lo stesso Maran, si è parlato di Stramaccioni addirittura. No, Stramaccioni non ne parliamo nemmeno per idea, perché veramente mi vengono soltanto i brividi a pensarci. Io voglio un allenatore sulla panchina del Cagliari che sappia il fatto suo, che possa poi insieme alla società indirizzare il calciomercato volto a migliorare appunto una rosa che sicuramente ha dei buoni elementi di base, ma che ha bisogno di essere rinforzata, perché abbiamo dimostrato tante lacune quest'anno, non dobbiamo commettere gli stessi errori commessi in questa stagione deludente. Questo è il mio pensiero appunto molto chiaro a 360 gradi. Ovviamente, come tutti voi, aspetterò la decisione finale della società, e qualsiasi questa ovviamente sarà, spererò che possa essere comunque la migliore, che sul campo di gioco appunto del prossimo anno possa
dimostrarsi essere la scelta migliore. Ragazzi, questo è il mio pensiero a riguardo. Come sempre, fatemi sapere le vostre sensazioni riguardo a questa situazione relativa allenatori, fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non foste ancora iscritti, e noi ci vediamo presto con un altro nuovo intervento. Un saluto a tutti e ovviamente forza, castello a tutti, ciao ciao.